celebriamo la memoria di San Francesco Antonio Fasani, sacerdote, ma ricordiamo anche l'anniversario delle apparizioni della medaglia miracolosa a Rue de Bac a Santa Caterina Labourée, 27 novembre del 1830, quella piccola medaglietta che quasi tutti noi portiamo al collo. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore, Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che in San Francesco Antonio hai dato al tuo popolo un insigne predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa che per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Daniele. In quei giorni il re Baldassar imbandì un grande banchetto a mille dei suoi dignitari e insieme con loro si diede a bere vino. Quando Baldassar ebbe molto bevuto, comandò che fossero portati i vasi d'oro e d'argento che Nabucodonosor, suo padre, aveva asportato dal Tempio di Gerusalemme, perché vi bevessero il re e i suoi dignitari, le sue mogli e le sue concubine. Furono quindi portati i vasi d'oro che erano stati asportati dal Tempio di Dio a Gerusalemme, e il re, i suoi dignitari, le sue mogli e le sue concubine li usarono per bere. Mentre bevevano il vino, lodavano gli dèi d'oro, d'argento, di bronzo, di ferro, di legno e di pietra. In quel momento apparvero le dita di una mano d'uomo, che si misero a scrivere sull'intonaco della parete del palazzo reale, di fronte al candelabro, e il re vide il palmo di quella mano che scriveva. Allora il re cambiò colore, spaventatosi, pensieri lo assalirono, le giunture dei suoi fianchi si allentarono, i suoi ginocchi battevano l'uno contro l'altro. Fu allora introdotto Daniele alla presenza del re ed egli gli disse: «Sei tu, Daniele, un deportato dei Giudei, che il re mio padre ha portato qui dalla Giudea? Ho inteso dire che tu possiedi lo spirito dei santi e che si trova in te luce
intelligenza e sapienza straordinaria. Ora mi è stato detto che tu sei esperto nel dare spiegazioni e risolvere questioni difficili. Se quindi potrai leggermi questa scrittura e darmene la spiegazione, tu sarai vestito di porpora, porterai al collo una collana d'oro e sarai terzo nel governo del regno. Daniele rispose al re: tieni pure i tuoi doni per te e da altri i tuoi regali. Tuttavia io leggerò la scrittura al re e gliene darò la spiegazione. Ti sei innalzato contro il Signore del cielo e sono stati portati davanti a te i vasi del suo tempio e in essi avete bevuto tu, i tuoi dignitari, le tue mogli e le tue concubine. Tu hai reso lode agli dei d'argento, d'oro, di bronzo, di ferro, di legno, di pietra, i quali non vedono, non odono, non comprendono, e non hai glorificato Dio, nelle cui mani è la tua vita e a cui appartengono tutte le tue vie. Da lui fu allora mandato il palmo di quella mano che ha tracciato quello scritto, e questo è lo scritto tracciato: Mene, Tekel, Peres, e questa ne è l'interpretazione. Mene, Dio ha contato il tuo regno e gli ha posto fine. Tekel, tu sei stato pesato sulle bilance e sei stato trovato insufficiente. Peres, il tuo regno è stato diviso e dato ai Medi e ai Persiani. Parola di Dio. Benedite sole e luna il Signore, benedite stelle del cielo il Signore. A lui la lode e la gloria nei secoli. Benedite piogge rugiade il Signore, benedite o venti tutti il Signore. Benedite piogge rugiade il Signore, benedito venti tutti il Signore. A lui la lode e la gloria nei secoli. Benedite fuoco e calore il Signore, benedite freddo e caldo il Signore. Thank you.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e a governatori a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti, dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma nemmeno un capello del vostro capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita. Parola del Signore. Sia lodato Gesù Cristo. Anche oggi la parola di Dio diventa il pane quotidiano assieme all'Eucaristia per tutta la nostra giornata. E dobbiamo fare tesoro delle parole che il Signore ci dà appunto nella Scrittura. Siamo ormai nell'ultima settimana dell'anno liturgico. Domenica prossima inizierà l'Avvento. La liturgia ci fa leggere quelle pagine dei Vangeli che parlano delle realtà ultime, con un linguaggio molto preciso e raffigurato anche. Questo discorso si chiama discorso escatologico, cioè le realtà ultime, quello che avverrà dopo, perché tutti noi siamo in cammino e siamo chiamati ad affrontare quelle realtà che sono la morte, che sono il giudizio, il paradiso e l'inferno. Ma tutti noi lo sappiamo che siamo stati creati per il paradiso, tutti. Il Signore ci vuole tutti in paradiso, non manda nessuno all'inferno. Chi va all'inferno è perché ci vuole andare, è perché Lui ha deciso di andarci, perché il Signore ci ha fatto un grande dono. E qual è il dono che ci ha fatto il Signore? Il dono della libertà. Ha lasciato l'uomo libero, solo che l'uomo non sa gestire bene questa libertà. Non siamo capaci noi di gestire la libertà che il Signore ci ha donato. Vedete il Vangelo che cosa dice? Gesù esorta i suoi discepoli: metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. In quel momento avrete l'occasione di dare testimonianza. Siamo noi testimoni di Gesù? Siamo noi davvero testimoni della vita eterna? Oppure siamo persone che si accontentano della messa? Ma sapete, la messa, io dico che ogni messa ben ascoltata
porta il suo frutto. Sapete quanti figli spirituali ci sono convertiti soltanto per aver assistito ad una messa di Padre Pio, senza avergli neanche parlato, perché hanno vissuto insieme a lui quella messa. E la messa ci deve trasformare. Quando noi usciamo dalla chiesa, dovremmo essere rinnovati dentro, con uno spirito gioioso, con uno spirito forte. Ma chi mi può fare del male? Lo dice il Signore, avremo la persecuzione, noi ci siamo nella persecuzione. Ma siamo capaci noi di dare testimonianza? Ma cosa dobbiamo darla la testimonianza, fratelli e sorelle? La testimonianza noi la dobbiamo dare con la nostra vita. Mi ricordo quando c'era quei poveri cristiani perseguitati da questi dell'ISIS che venivano ammazzati, buttati vivi nelle fosse, uccisi, trucidati, tra cui c'erano anche dei bambini. E una volta un bambino mi fece una domanda e mi disse: padre, io ho paura, se questi vengono qui da noi, ma io sarò capace di dare testimonianza come ha fatto questo bambino che ha detto: io amo Gesù, io amo il Vangelo, ed è stato ammazzato e buttato dentro una fossa. Voi pensate, un bambino di 10 anni che mi fa questa domanda, ma io ad un certo punto mi si è raggelato il cuore, che gli dico adesso io? Che gli dite voi a un bambino che vi fa questa domanda? Signore, metterà sulla nostra bocca le parole. E io gli dissi questo: ascoltami. Se dovesse succedere qui, come il Signore ha dato il coraggio a questo bambino per dire: Signore, io ti amo e vado a morire per te, quel coraggio lo darà anche a noi. Mi ha sorriso, mi ha abbracciato e mi ha detto: grazie, ho capito. Un bambino di 10 anni che era preoccupato di che cosa? Di dare testimonianza di vita cristiana. Siamo capaci noi di dare questa testimonianza? Sapete gli scandali che noi diamo? Sapete quanti sacrilegi si commettono in una messa? Quante distrazioni, quante chiacchiere? Oggi poi non parliamo dei telefonini che non fanno altro che disturbare, anzi il demonio ne approfitta per distogliere quelle persone da ascoltare bene la messa, di ricevere bene la Santissima Eucaristia nella comunione. Fa di tutto il diavolo per distoglierci da Dio. E Padre Pio, in una lettera dell'epistolario, nella lettera 268, dice questo al suo padre spirituale, parlando delle tentazioni, dice: attenti che il demonio fa di tutto per farvi perdere la pace. Allora, fratelli miei, noi dobbiamo e abbiamo l'occasione di farci santi, dando la testimonianza della vita cristiana. E il mondo, come disse Santo Paolo VI, oggi ha bisogno di testimoni veri, non ha bisogno di chiacchiere, ha bisogno di testimoni. Noi dobbiamo dare testimonianza con la nostra vita cristiana, di preghiera, di carità, di amore a Dio prima di tutto, di amore verso il prossimo, di comprensione, di gentilezza, di umiltà. Tutto questo noi lo chiediamo per intercessione della Madonna.
Oggi noi ricordiamo la medaglia miracolosa. Chi è che non porta quella medaglietta? La portiamo tutti quella medaglietta, appesa al collo. La portiamo tutti. Quando la Madonna è apparsa lì a Rue de Bac, a Parigi, a Santa Caterina Labouré, quest'umile suora, è seduta su una sedia, c'è ancora lì la sedia, e dove Caterina mette le mani sulle ginocchia della Madonna, e la Madonna gli fa coniare questa medaglia. Pensate che l'unica medaglia che è stata fatta coniare dalla Madonna, tutte le altre le abbiamo inventate noi con le immagini dei santi, eccetera. Questa l'ha voluta lei, con la sua immagine, con scritto: Maria concepita senza peccato, pregate per noi che ricorriamo a voi. Dietro, guardate che teologicamente esatta, dietro c'è la M, la Maria, sormontata dalla croce, Maria sotto la croce. La Madonna è sotto la croce. E poi la devozione ai due sacri cuori, al cuore di Gesù e al cuore immacolato di Maria. È stata chiamata miracolosa, sapete perché? Perché in quel periodo tutte le persone che la portavano venivano guarite dalla peste. E allora la gente di Parigi ha cominciato a chiamarla la medaglia miracolosa. La Madonna appare con le braccia, le mani spalancate, con dei raggi luminosi, dove da questi raggi uscivano alcuni spenti e alcuni accesi. Quelli accesi erano le grazie che aveva concesso, quelli spenti, quelle che non gli avevano chiesto. Approfittiamone, chiediamo alla Madonna la grazia della perseveranza nella vita cristiana, perché il mondo oggi ha bisogno di questo. Amen. Ammessi a celebrare i divini misteri, eleviamo mente, cuore, voce e speranza al Dio che ama la vita. Preghiamo in noi e diciamo: effondi su di noi il tuo spirito, Signore. Effondi su di noi il tuo spirito, Signore. La parola di Daniele risuona franca e coraggiosa, anche in una notte di tragedia. Perché tutti i battezzati posseggono lo spirito profetico di Cristo e siano sentinelle sicure a difesa della verità e del bene di tutta la comunità. Preghiamo. E fondi su di noi il tuo spirito, Signore. Baldassar si illude di sostituire a Dio, ma ben presto viene raggiunto e colpito dalla giustizia divina. Perché nessuno di noi rimanga accecato dall'orgoglio e presuma di sottrarsi al dominio dell'Altissimo, preghiamo. E fondi su di noi il tuo spirito, Signore. Le divisioni nelle famiglie e nelle comunità, tra i popoli e le diverse categorie, sono scandalo inaccettabile. Assicura, Signore, ai tuoi credenti unità di intenti e di opere, preghiamo. E fondi su di noi il tuo spirito, Signore. Il timbro di ogni autentica virtù è una gioiosa perseveranza nel bene. Concedi, o Signore, ai tuoi giovani privi di esperienze e agli anziani tentati di stanchezza di tendere a te con serena fermezza, preghiamo. E fondi su di noi il tuo spirito, Signore. I nostri defunti si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Ricordati di loro e ammettili a godere la luce del tuo volto. Preghiamo. E fondi su di noi il tuo spirito, Signore.
O Signore Gesù, paziente e benevolo, le tue parole risuonate oggi nel Vangelo ci hanno colpito. Se le persecuzioni sono l'eredità dei tuoi fedeli, donaci forza e perseveranza, perché sii tu la nostra vittoria e il nostro premio, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Pregate perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Santifica, Signore, con la tua benedizione i doni che ti offriamo nel ricordo di San Francesco Antonio, e trasformali per noi in sacramento di salvezza, perché accostandoci al tuo altare siamo liberati da ogni colpa e possiamo partecipare al banchetto della vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Per Cristo Signore nostro, nella testimonianza di fede dei tuoi santi, tu rendi sempre feconda la tua Chiesa con la forza creatrice del tuo Spirito e doni a noi, tuoi figli, un segno di sicuro del tuo amore, il loro grande esempio e la loro fraterna intercessione ci sprona e ci sostiene nel cammino della vita, perché si compie in noi il tuo mistero di salvezza. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Thank you.
Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo prese il calice e rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, San Pio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.
Preghiamo. O Dio nostro Padre, confermaci nella fede per la potenza misteriosa di questi sacramenti, perché possiamo sempre testimoniare la verità evangelica per la quale San Francesco Antonio lavorò instancabilmente fino alla morte, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita, andate in pace. Crediamo.